che si dispiega lungo le tre pareti in senso orario, partendo da Gerusalemme, bianca cittadella sulla parete orientale, in direzione di Betlemme, muovendosi in un paesaggio dal gusto quasi tardogotico. Un regno di terrore caratterizzato da torture ed esecuzioni di massa. Il sito nell'immagine è un monumento a chi è morto nel tentativo di prevenire gli orrori della sua dittatura. Oggi è un promemoria alquanto macabro di un capitolo storico incredibilmente brutale e sanguinoso per la Spagna. Tra poco, qualcosa di strano nei boschi tedeschi. C'è una vasta zona a forma di goccia separata dal resto. Che dica? Rifego. Ah, perché devi fare la presenza con le carte, devi fare la presenza. La presenza. Che devo fare? Stai facendo le carte. Quando è andata zia? Oggi niente di zia. Ma non dovresti fare colazione in salotto invece che in camera? Anche ieri attacchi. Dai, riattacca. Non riattaccare, molto antipatica. Ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog, come sempre io sportelli aperti perché non controllo mai prima di mettervi a registrare. Oggi sto registrando due video, questo video che è un vlog della giornata delle palme, ma non so che cosa farò, perché comunque oggi è una giornata un po' strana perché mio padre si deve ricoverare in ospedale per un piccolo intervento, niente di grave, che operano domani. Quindi oggi e domani sarà una giornata un po' di strana, per non dire un'altra cosa, e non so cosa riuscirò a registrare. Oggi pomeriggio mia madre lo porta in ospedale, quindi non so quanto registrerò, solamente registrerò qualcosa oggi pomeriggio, ma non so di che cosa particolarmente. Sto pulendo un po' a casa perché erano un po' di giorni che avevo delle coperte da mettere a lavare da tipo 2 settimane, perché ho cambiato la coperta, ho messo una un po' più leggera, che solamente avete visto quando ho smontato il letto. Non è proprio il mio genere di coperta, ma
Mi devo andare a far bene quella perché non ho una coperta estiva da mettere sopra. Ho due coperte singole che volevo unire, che sicuramente avete visto in tanti vlog. Queste coperte qua, se le vedete, queste qua a fiori, le volevo unire, però ci sta il problema del laterale che è tipo tutto pieghettato. Io pensavo che la parte sotto, dove ci stava lo spiego per farvi capire, stava sopra e non sotto, quindi non le posso unire. E francamente mette sopra tutte queste pieghe una sopra l'altra non mi piace. Quindi mi sono accontentata della coperta che era di mia nonna leggera, quindi facciamone scendere bene uguale. E avevo per terra, come vedrete o avrete visto o che vedrete, se non so quale video di due carico prima, avevo dei tappeti qui per terra perché ci sta mia nipote. Uno l'ho levato di mezzo perché se mia madre rompe le scatole per levare di mezzo questo tappeto, che erano di quelli sonori, più il tappeto quello fatto a incastro con vari pezzi, il tappeto di stoffa che ho messo all'aria. Dopo rimetterli o lasciarli lì all'angoletto, e quando viene mia nipote ce li metto sopra. L'unica cosa che devo far sparire un lettino mignon che mia madre ha deciso di portare giù, non so per quale motivo, perché mia nipote non ci gioca. Ultimamente mia nipote è alquanto strana perché, come avevo detto in un video settimana scorsa, è un po' strana perché a parte che ha ricominciato a stare qui tutto il pomeriggio, c'è stato un po' di tempo che noi la portavamo a casa che dormiva, cioè non voleva dormire qui, quindi la portavamo a casa, facciamo un giro in macchina, si faceva addormentare e dopo si portava a casa sua perché mia sorella non lavorava. Adesso che io ho ricominciato a lavorare qui, non vuole dormire. Mettiamo la scusa di una passeggiata con il passeggino e si addormenta e rimane qui. Però succede che ci sta una fascia di orario che mia sorella, mia nipote, ultimamente si mette a piangere, soprattutto se sta a casa sua. Adesso non so se è di peso che dal fatto che dove abita lei, al piano di sotto. Sono tre piani, quindi al piano di sotto ci abita il nonno, quindi ultimamente il nonno non c'è perché sta in ospedale. Penso che sia per la mancanza del nonno perché è molto legata al nonno. Quindi ieri ad esempio non è voluta tornare a casa, ieri sabato sono andata al parco giochi, mo da qui non voleva tornare a casa, erano tipo le 8 di sera. Sarà una cosa un po' lunga perché non credo che prima di un mese l'altro nonno torna a casa. Invece mio padre penso in 2 o 3 giorni torna a casa. La cosa mi preoccupa un pochetto perché lei quando ritorna dall'ospedale vede sempre mio padre, quindi penso che sarà un problema. Ero quasi propensa a non caricare video, più che altro a non registrare video, però dopo solo la in questo momento ho solo la domenica per registrare i video, quindi tanto vale registrarli, no, non faccio niente. Anche se dovrei fare delle cose di cucito, visto nel video delle pulizie motivazionali, ho passato anche l'aspirapolvere proprio perché ho levato i tappeti, sotto c'era un po' di polvere, quindi era un pochino di tempo che non passavo l'aspirapolvere, quindi tanto vale che la passo, l'ho passata. Andarmi anche a fare la doccia, perché ho i capelli sporchi, ho messo in questo modo in modo tale che non si vedono. Ad esempio mia nipote è stata qui, come ho detto prima, tutto il giorno. Ieri poi nel pomeriggio, per disperazione, mia madre ha detto andiamo da nonno, da mio padre, che stava a fare un lavoro da una signora che stava molto in confidenza, e ha collegato quella signora a un cane, perché ha un cane che si chiama Orso, è tipo un Golden Retriever, ma Orso. Ha collegato questa signora al cane Orso perché aveva Orso. E di primo acchito non le parlava, dopo quando gli ha dato il gelato ha cominciato a sciogliersi e anche a dargli un bacetto per il gelato che gli ha dato. E ci sono io una mezz'oretta perché dentro casa stava cominciando ad essere un po' pesante, perché comunque faceva camera mia, camera di mia madre, poi faceva il salotto, camera, era annoiata, quindi io non gliela facevo più, mia madre uguale. E vabbè, portiamola lì, almeno vede altri cani, sta più tranquilla, vede anche il nonno. E
sono un po' tranquilla e dopo erano quasi le 6 tipo e abbiamo fatto la pizza così. Poi voglio parlare di già un argomento, di una cosa che è uscita ieri, che sicuramente vi ho parlato in qualche video fa, riguardante il quinto volume di Heartstopper. Diciamo che in cartaceo non c'è neanche in Inghilterra, perché andando su Tapas o anche su Tumblr, però su Tumblr non lo so di preciso. Io lo seguo su Tapas, soltanto che è in inglese. Io in inglese zero, però pare che leggendolo così pare che è abbastanza leggibile anche per chi ha poche basi di inglese. E dopo l'ho letto traducendolo e quasi tutto il testo sono riuscita a capirlo anche senza tradurlo, diciamo, perché quello che ho tradotto è più o meno quello che avevo capito io. Quindi è abbastanza fruibile anche per chi è alle prime armi con l'inglese, però vorrei, diciamo, parlare dell'argomento di Heartstopper in un altro video, non in questo, perché mi piace come fumetto e le tematiche soprattutto di Heartstopper, anche se ne avevo parlato in un video sull'altro canale. E penso di farci un video, però non so quando lo registro e non so quando va in pubblicazione, perché sempre dipende da quando riesco a registrarlo. Comunque, da come ho capito, esce su Tapas ogni primo 11 e 21 del mese, quindi sono tre. L'ultimo capitolo, quindi è il settimo capitolo, però il volume è il 5, però non so come lei l'abbia intesi. E per ogni uscita, quindi ogni primo 11 e 21, fa uscire un sottocapitolo, quindi sono 7, sono tipo arrivato al 14° capitolo del settimo capitolo, quindi ha un sottotitolo, diciamo. E questo mi piace. Comunque non so se l'uscita che avrò in mente io, nel senso quella che mi ero immaginata quando ho letto la prima parte di Heartstopper del quinto volume, però spero di sì. Però l'unica cosa che bisogna avere pazienza è il fatto che esce ogni, tra virgolette, ogni 10 giorni. Basta, perché penso che siamo arrivati a tipo a 20 minuti parlando solo così. Vado a rifare il letto, che lo inserisco in questo video e anzi, prima vado a farmi la doccia. No, vado prima, rifaccio il letto, lo inserisco in questo video e le pulizie motivazionali o in un altro. Dovrei fare solo l'intro, però penso che non lo faccio per le pulizie motivazionali. No, ultimamente non lo sto facendo. Questo è il colore della coperta. È un po' antico come colore, ma non è che mi piace, più di tanto, però. Una pazza. Allora, stamattina mentre stavo facendo il letto mi ha chiamato mia madre, perché era andata ad accompagnare mia nipote a, diciamo, una merenda con altri compagnetti di scuola, e nel frattempo mi è arrivato una signora che doveva prendere le uova, più gli devo consegnare una gonna, che
mi aveva portato da aggiustare tipo 2 settimane che l'avevo e settimana scorsa se l'è misurata, quindi c'è stato un tempo in cui non sapevo che cosa dovevo fargli, un tempo che prima che arrivasse a prendersela. È stato un primo qua e il letto l'ho fatto, ho iniziato a registrare il clip, ma dopo non l'ho più, non mi è più ripartito perché mi si è riempita la memoria, dopo mi ero un po' innervosita e ho lasciato perdere così. Adesso sono tipo le 6, mia madre ha accompagnato mio padre in ospedale, domani lo operano e domani sera lo va a fargli visita tra le 6 alle 6 e mezza, mi pare, c'è l'ora di visita, o dalle 6 alle 7, non lo so. E non so quando esce, penso tra martedì e giovedì, non lo so. Dovrei, praticamente io oggi non ho fatto praticamente niente, a parte spolverare una parte della camera, una parte di libreria che vedete qui e il tavolino perché della scrivania perché era un tantino lercio e un po' di giorni che lo devo mettere a posto, più ho spiato il pavimento. Poi nel pomeriggio è venuta una parente a farci visita, non è quella che c'è tutte le domeniche, oddio, ultimamente negli ultimi 3 mesi, negli ultimi 2 mesi è venuta quasi un po' tutte le domeniche. E viene poco questa signora, quindi sono scesa, quindi non ho registrato quasi niente. E dovrei finire di spolverare, finire di fare l'altro video della pulizia motivazionale, ma penso che lo finisco di fare domani perché devo spostare delle cose sul mobile vicino al comò, quello dove sta la lampada. E dovrei metterla a posto per spolverare quello, quindi devo anche mettere un'idea di come mettere il telefono per registrare, più dovrei finire di pulire questa libreria qui, che ho pulito solo questo ripiano qua che si intravede, e fare tutto l'altro, più il mobile sopra questo mobile qua, questo. Si vedete il televisore, ma questo mobile qua che sta sopra al computer, quindi dovrei dargli una pulita anche a quello perché un po' di tempo che devo pulire, si è riempito di oggetti, dovrei mettere a posto perché vi faccio vedere. Questa parte qui la volevo tenere libero per mettere i libri di diciamo 50 sfumature, poi ho deciso di metterli perché ho venduto dei libri. E questa dovrebbe andare sulla libreria in salotto. Questi sono gli agendini che devo far rilegare. Questo lo devo finire. Questi sono dei segnalibri che vorrei vendere, che li devo dividere in queste bustine che ho fregato mia sorella. C'ho una trousse. Qua sono dei fili che devo portare via. Lo metto sul cassetto. Un gomitolo che non dovrebbe stare qui. Ce ne dovrebbe stare pure un altro, ma non so che fine abbia fatto. Quindi dovrei mettere a posto qui sopra per vedere che cosa devo fare effettivamente. E anche sotto al mobile, questo qua che vi dicevo prima. Cartella vaporella. Qua c'è sta una scatola con gli oggetti che ci gioca mia nipote, che manco ci dovrebbe giocare perché è roba di coccio. Qui sotto, lì sotto ci stanno i libri, non so se li vedete, ci sta una borsa che devo finire di aggiustare, un'altra, questa è fatta, la devo prendere io per andarci in giro quando sto solo con mia nipote perché fa un tantino schifo. Altre borse, questa verde la devo finire, questa qua no, però era un prototipo che non posso vendere, è fatto di scarto, quindi la utilizzo io diciamo quando sto a casa, quando non ho tasche nei pantaloni d'inverno, uso questa altra colla o anche in vita posso metterla. Questa è stata fatta con delle tasche di pantaloni che devo finire di cucire. E devo anche cucire il manico, mi pare, se non mi voglio sbagliare.
Questa la vorrei vendere, non so come potrei venderla come pochette da spiaggia, da montagna, diciamo, giusto per i documenti e il telefono, ci sta perfettamente. Poi qui sotto ho uno zaino riempito di cose, che non so che ci stanno, a parte questa, non fate caso alla presa. Più qui ho pantaloni di un fregno che, di un tizio, che sono da, diciamo, da buttare, che mi ha detto usa tu per le pezze. Infatti io gli ho aggiustato di pantaloni delle toppe con queste. Infatti vedete questo qua, questo è un altro zaino, il mio. Vedete qua ho fatto tipo un buco, tipo di buchi, perché non solo a lui l'ho aggiustato, ma anche un altro. Il pezzo sotto è buono, lo utilizzo per farci qualche cosa, qualche borsa per me, qualche pochette. Tanto sono buoni, quindi potrei utilizzare per fare anche qualche centrotavola per me. Questo è uguale. Più qui ho altri quaderni e cesti dove tengo tutta la roba di carta modelli e cose varie. Gli dovrei dare una pulita. Dovrei trovare un'altra scatola da mettere qua come contenitore. Dovrei mettere una scatola qua come questa. Oddio, potrei utilizzare anche questa e qui lasciare i libri così, però vediamo, perché vorrei mettere questi libri, queste cose qua su, e vediamo. Dovrei solo levare questa presa perché mi sta dando un tantinello fastidio, però la dovrei un tantinello nascondere e non so dove nascondere. Il mio posto era quello. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Vabbè, noi per questo video lo faccio lungo perché non so quanto tempo. L'ho fatto lungo, quindi penso una ventina, 25 minuti. Vediamo al prossimo video. E mi raccomando, iscriviti ai tutti gli altri social linkati qui sotto nel box di informazioni. Noi ci vediamo. Ciao!